La campagna marketing che Sony ha deciso di adottare per la promozione di Spider-Man No Way Home è decisamente atipica. Facendo un rapido recap, a febbraio, quindi a meno di un anno dall'uscita, Sony ha deciso di svelare il titolo ufficiale. Poi ad agosto, 4 mesi prima dell'uscita, abbiamo visto il teaser trailer. Poi silenzio stampa. Qualche still ufficiale, un articolo su Empire, parecchi leak, ma praticamente nulla, fino ad ora. A meno di un mese dall'uscita nelle sale, Sony si è decisa a pubblicare il trailer ufficiale di Spider-Man No Way Home. In questa analisi andremo a vedere quali teorie fatte nelle precedenti analisi sono state confermate, quali easter egg questo nuovo trailer nasconde e quali dettagli ancora non quadrano. Partiamo! Il trailer si apre con Peter che, in videochiamata con MJ, dice che l'unica settimana normale che ha passato da quando ha ottenuto i poteri è stata quella in cui MJ ha scoperto il suo segreto. Ricordiamo che in quella settimana ha fatto il giro dell'Europa, ha collaborato con Nick Fury e lo Shield, ha lottato con Mysterio e poi la sua identità segreta è stata svelata al mondo. Una settimana normalissima. Strange spiega che dopo l'incantesimo che è andato storto nel precedente trailer, dei villain da altri universi stanno facendo la loro comparsa. E questo trailer ci dà la conferma ufficiale di ben 5, che avevamo già ipotizzato correttamente grazie al teaser. Si tratta del Goblin di Dafoe, dell'Octopus di Molina, dell'Electro di Fox, di Sandman e di Lizard. E quindi sì, la creatura che nel precedente trailer sembrava Lizard era effettivamente Lizard. E la tempesta di sabbia che forse era Sandman, era Sandman. Per quanto riguarda Dafoe, Molina e Fox, non c'erano già dubbi. Vediamo più approfonditamente lo scontro tra Peter e Octopus sul ponte. Lo Spider-Man di Tom Holland non riesce proprio a tenersi la maschera e, quando Octopus lo vede a volto scoperto, non lo riconosce come Peter Parker. E la conferma che questo Octopus è quello di Spider-Man 2, in cui Peter Parker ha il volto di Tobey Maguire. Questo viene confermato più tardi nel trailer dalle parole di Strange. Si tratta di villain che nei rispettivi universi muoiono combattendo Spider-Man. Si tratta di una conferma abbastanza importante. Avevo ipotizzato che questi villain potessero essere delle varianti, ma con questa rivelazione è probabile che si tratti proprio dei villain che abbiamo visto in passato. Non è chiaro come i personaggi nel film abbiano questa informazione. Forse sono già morti quando cambiano universo, oppure cambiano universo un attimo prima di morire. In ogni caso, c'è ancora qualcosa che non torna. Lizard e Sandman non muoiono nei rispettivi film. È possibile che questi due villain compaiano in un secondo momento e che Strange si riferisca solo a Goblin, Octopus e Electro. E con Electro c'è una seconda perplessità, il suo cambio di aspetto. Sapevamo già che Electro non sarebbe stato blu, ma se si tratta dello stesso Electro di Amazing 2, non è chiaro come mai il suo aspetto sia tanto diverso. Per un momento l'elettricità sul volto gli dà anche la sua maschera caratteristica dei fumetti. Da Marvel Studios non mi aspettavo niente di meno. Il design degli altri villain è rimasto abbastanza invariato. Goblin sembra leggermente meno un Power Ranger e ad un certo punto lo vediamo senza maschera, con degli occhialini e un cappuccio. È un costume che era leakato qualche tempo fa, ma si vede solo per un attimo, quindi è difficile farsi un'idea effettiva di come renderà a schermo. C'è una scena in cui Peter, con indosso il costume nero e oro, carica un incantesimo di Strange. La teoria più probabile è che si tratti di un upgrade dato da Strange. Grazie a quel bracciale metallico, Peter può utilizzare incantesimi per catturare i villain. I villain catturati finiscono in una prigione nel Sancta Sanctorum di Strange, che vediamo nel primo teaser, in particolare nella scena con Lizard. E come avevamo ipotizzato per il precedente trailer, lo scontro tra Peter e Strange è dovuto alla volontà di Peter di liberare i villain dalla prigione per qualche motivo, probabilmente per il fatto che tornando nel loro universo moriranno. Peter e Strange lotteranno per il possesso di quel cubo che compare in molte scene ed anche nel teaser, che dovrebbe essere la chiave per le prigioni nel Sancta Sanctorum. Lo scontro finale avverrà sulla Statua della Libertà, piena di impalcature per l'aggiunta di un enorme scudo di Captain America. Qui Peter in azione con l'Integrated Suit, che vediamo per la prima volta in video, ma avevamo già visto in alcuni concept e merch ufficiali. C'è una scena in slow motion in cui Peter, da solo, affronta Electro, Sandman e Lizard. Da solo? Punto interrogativo? Ci torniamo tra un attimo. La scena prima del titolo mostra MJ che cade nel vuoto e Peter che si lancia per prenderla. Una scena che dovrebbe ricordare qualcosa a tutti i fan dell'Uomo Ragno. L'abbiamo vista nel primo Spider-Man di Raimi, l'abbiamo vista in The Amazing Spider-Man 2
e ovviamente in Amazing Spider-Man 121. La caduta di Gwen Stacy è un tassello fondamentale nella storia di Spider-Man. MJ morirà in No Way Home? Chi lo sa, però vi lascio uno spunto. Non è neanche una teoria, solo qualcosa che mi piacerebbe vedere. MJ sta cadendo, Peter la sta per afferrare, ma per qualche motivo, un attimo prima di prenderla non ci riesce. MJ cade nel vuoto, ma ecco che viene afferrata dallo Spider-Man di Andrew Garfield, che riesce dove nel suo precedente film ha fallito, a chiusura del cerchio. Eh sì, so che Garfield continua a smentire le voci circa il suo ritorno e quello di Tobey Maguire, ma ormai ci sono troppi indizi. Ci sono delle immagini leakate che mostrano Garfield e Maguire su delle impalcature identiche a quelle che vediamo sulla Statua della Libertà in questo trailer. Ma soprattutto, c'è una scena di questo trailer che non lascia dubbi. Non proprio di questo trailer, in realtà. Nel trailer pubblicato da Sony Brasile su Twitter, la scena in cui Tom Holland si getta contro Electro, Sandman e Lizard dura leggermente di più. Quel tanto che basta da mostrare Lizard che viene colpito da una figura invisibile. Insomma, in quella sequenza non si tratta di uno scontro 1 contro 3, ma di una lotta alla pari. Siamo arrivati alla fine dell'analisi. Sono sicuro di non aver detto tutto ciò che c'era da dire su questo trailer. Se ce ne sarà bisogno, farò un altro video per parlare di ciò che mi è sfuggito. In ogni caso, questo era quello che avevo da dire sul trailer ufficiale di Spider-Man No Way Home. Ovviamente, lasciate nei commenti la vostra opinione sul trailer e le vostre teorie. Valutate l'idea di lasciare un like e iscrivervi al canale. Mi trovate anche su Instagram con il nome di Webed_Soapbox. Per questo video è tutto. Alla prossima!